Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, nuovo episodio su Gold Rush The Game. Oggi andremo a fare il tier 2 dello scavo, o perlomeno ci proveremo, perché la prima cosa che dovremo fare è prima di tutto fare soldi, perché mi serviranno 15.000 dollari, ne ho solo 10.000, per comprare lo scavatore che è l'ultima cosa che mi serve. E che altro dire? So che Zed Farmer mi aveva consigliato sul canale Discord che mi invito a visitare, giusto per fare due chiacchiere, mi aveva consigliato di comprare lo scavatore grande, ma lo scavatore grande costa troppo, quindi io magari inizio così, insomma. Sono andato in città, ho speso una barca di soldi per riempire questa cisterna, perché non si sa mai che cosa potrà succedere con l'arrivo dell'estate. Magari potrebbe, mentre d'inverno il fiume può prosciugarsi, d'estate magari si ghiaccia. Io preferisco scoprirmele così, per conto mio, piuttosto che andare a spoilerarmi le cose. Quello che volevo farvi vedere è l'efficienza della guida. Perché qua andando su diario abbiamo la possibilità di andare a vedere le guide, dove ci spiega esattamente per filo e per segno come allestire il primo sistema di scavo, come effettuare il primo aggiornamento, quindi passaggio dallo scavo col secchio, come si è visto su Twitch, ho fatto la live, al passaggio con pompa dell'acqua, al grado 2, si arriva fino al grado 5, quindi ce ne sono. Bisogna comprare l'impianto di lavaggio mobile che ho comprato, che è questo qui. La pompa dell'acqua piccola che ho preso e ho di là, poi andremo a montarla. Il generatore portatile che ho preso, che è qua, vi faccio vedere. Cavi tubi flessibili, tre secchi e separatore di magnetite. E poi va avanti e ci dice: compra lo scavatore piccolo, collega l'impianto per trasportarlo qui, l'ho già fatto. Quello che bisognerà fare è trasferire tutto quello che è la pompa dell'acqua direttamente collegato qui. Uno dei tubi, il generatore col carburante, col gasolio direttamente qui, un secchio d'acqua lì e il cavo dell'alimentazione che poi andremo a collegare lì. Usare l'escavatore per scavare la terra, buttarla dentro lì, prendere il secchio pieno, installare il separatore di magnetite con un altro tubo sempre al generatore dell'acqua e alla presa elettrica. Con i due secchi sotto si versa la terra lì e si separa la magnetita e a magnetite, si installa la tavola di lavaggio, che tra l'altro mi sa che dobbiamo comprare, versare la terra sul tavolo di lavaggio e finisce lì. E insomma, questo è il grado 2, quindi anche la magnetite andiamo a ottenere, oltre che insomma l'oro. Devo ancora capire esattamente come funzioni tutto questo, perché in pratica laviamo con l'acqua tutto meccanicamente, grandi quantità di terra, scaviamo la terra, alla fine prendiamo il secchio pieno e andiamo a usarlo dentro il separatore di magnetite, ma in realtà non lo so esattamente come funziona, perché qua ci parla anche di un tavolo di lavaggio che non ho acquistato. Almeno non mi pareva mi avesse detto di comprarlo. Comunque va bene. Allora, separatore di magnetite, installa la tavola di lavaggio. E non so dove sia la tavola di lavaggio. Comunque vabbè, adesso vi faccio vedere. Poi mi metto, staccherò un attimo, andrò a scavare e ottenere un po' di denaro. Adesso dovremmo anche dormire, passare il giorno dopo, quindi ci scalerà. Questo è l'impianto. Questo è il cavo che andiamo a connettere al generatore. Quindi il generatore, quando verrà acceso, andrà ad attivare l'impianto. Vedete qua che possiamo andare ad accenderlo, vedete che lavora, setaccia e butta tutto qui. Poi spengo tutto. Quindi qua mi butterà del materiale da buttare nel separatore di magnetite, mentre invece il metallo che setaccia, io credo, vada messo qui. A logica. No. Me lo butta qua. Boh, sarà magari da mettere in un secchio dopo e andare direttamente a, diciamo, setacciare lì dentro. Perché a logica io butto il terreno, qua me lo setaccia e
e me lo ributta di qua, quindi in teoria qua ci farà il cumulo della roba da setacciare, qui mi farà la cosa per la magnetite. La magnetite che il tavolo è qui, separatore di magnetite, mi manca il tavolo di lavaggio, però vabbè, insomma qua comunque abbiamo la possibilità di accenderla, spegnerla. E dovremmo connettergli la linea elettrica e l'acqua. Quindi adesso poi la appoggeremo qui. E questa sarà la nostra nuova zona Tier 2. Nel momento in cui poi l'acqua non arriverà più, useremo la cisterna che sono circa 100.000 litri. Allora, questo è un cavo a basso voltaggio. Vediamo se posso. Sì, posso connetterlo. Consuma un 300 watt, quindi lo definirei proprio un basso voltaggio. Lo posso connettere qui. Quindi in pratica posso accendere il trasformatore, il generatore e accenderla, ok, e funziona, perfetto, perfetto, funziona. Quindi al momento tutto funziona. Devo solo capire una cosa, se, ok, una volta messe per terra le cose, cosa ottima, così come quando carichiamo sul furgone non possiamo più ribaltare nulla, quindi a parte con lo scavatore, però quello è un altro problema. Quindi ragazzi, ora staccherò e ci ritroveremo il tutto, perché poi dobbiamo anche tirare meglio la zona qua dell'acqua. La porteremo di qua, raccoglieremo l'acqua, insomma, e porteremo tutto di là con la pompa dell'acqua. Ora vado, mi metto a dormire, aspetto il giorno dopo, vediamo quanti soldi ci toglie per aspettare fino all'alba. Qualcuno ha rubato il nostro oro. Ecco, questa è un'altra cosa che capita, che ho visto in una serie TV, che qualcuno rubi l'oro. Vabbè, insomma, abbiamo 9.000. Abbiamo detto ci mancano 15 o 17.000, insomma, quindi adesso mi metterò a scavare come se non ci fosse un domani, per ottenere nuovamente i soldi necessari per l'acquisto dello scavatore. Scavatore che poi dovrà essere anche rifornito di benzina, di carburante, quindi mi serve anche una cisterna per alimentarla, però quello è un altro discorso. Quindi ragazzi, ci risentiamo tra poco. Allora, Zed Farmer aveva ragione. Beh, non che io l'abbia mai messo in dubbio, però le pepite d'oro erano davvero sporadiche. Ora sono diventate davvero sporadiche, quindi ho deciso di prendere un prestito dalla banca di 21.000. Ci leverà il sangue questo prestito, però ci permetterà di andare a costruire il nostro impianto successivo, sperando che questo investimento ci frutti qualcosa. Ora, noi andiamo qua, voglio vedere quel tavolo da lavaggio che non ho, voglio capire se forse qualcosa che non va nemmeno nel pick-up, ma vabbè. Comunque, pioveva e ho rischiato di bruciare il generatore, perché quando piove bisogna mettere via tutte le apparecchiature elettriche, me ne sono fregato. Allora, Gold Nogerator, no, questa è una cosa piuttosto avanzata. Eccolo qua, il tavolo da lavaggio. Sta minchia! Sì, lo compriamo, per forza, 4.000 dollari. Muschio del minatore, non so cosa sia, ma io compro tutto. Tutta sta roba. Tra l'altro, andiamo a rivedere la guida, perché dice di mettere il tavolo, versa la terra sul tavolo di lavaggio. Ok, niente. Installa la terra, versa la terra sul tavolo, installa. Sì, vabbè, e niente, niente, abbiamo fatto, abbiamo comprato anche quella, va bene, 4.000 dollari e va bene, insomma, se serve va bene. Pagheremo col sangue tutto questo, comunque. Niente. Vediamo se riesco a caricarmela in macchina. Sì, direi di sì. Poi, come dicevo, fortunatamente una volta messo all'interno, poi non ci devo proprio levare. Sembrano tipo quei tappetini più belli rispetto a quelli che abbiamo già. Vabbè, io intanto butto tutto qui. Anche perché riguardo al discorso pepite, ho appena scavato 10 minuti. E
non ho trovato pepite, ma solo frammenti setacciando, e questo mi ha portato a guadagnare praticamente niente, 1000 dollari, che non è neanche la metà della ratta di quello che devo ora io giornalmente a questo tizio. Ora devo andare qua. Allora, lì dovrebbe esserci l'ufficio per l'invio della merce. Quindi io compro lo scavatore, l'escavatore piccolo, a 17.000, che tra l'altro è anche aumentato. Comunque, vabbè. Lo posso anche affittare. Giorni di affitto. Sono pirla, io potevo anche evitare. Vabbè. Mi costa 900, 697 al giorno. No, io lo compro. Almeno ce l'ho lì. E basta. L'ho comprato. Questo è il pencil per colorare, ma non l'ho visto. Checkout, compro l'escavatore, perfetto. Sono state trasportate automaticamente fino allo spazio di stoccaggio più vicino. È possibile portare la tua concessione alla finestra di trasporto accanto. Ok. E appezzamento al vecchio Arnold. Sposta le tue macchine. Escavatore piccolo. Dal magazzino. Ok, grazie. Sta minchia! 1500, va bene. Va bene, ora dovremmo essere pronti. Quindi l'idea sarebbe quella di adesso andare là, montare tutto, provare e sperare, incrociare le dita e pregare che tutto questo ci porti a qualcosa di positivo, cioè a un bell'incasso, incassare un 20-30 mila in almeno un paio di giorni, in modo da saldare il debito, perché se no noi adesso abbiamo, cioè oddio, c'è la soluzione più estrema, che quella dovesse mettersi male, vendere tutto l'equipaggiamento. Ma soprattutto lo chiedo, che magari chi è veterano di questo gioco, che cosa succede se io vado in bancarotta, se il gioco finisce o che altro. Comunque, vabbè, molto bello il fatto che comunque non voli niente fuori dal tavolo qua, dal cassone. Che il tavolo non voli fuori dal cassone. Adesso qua l'ho preso un po' larga, un po' funky. Adesso non pirla io, perché sono veramente sovrappensiero con l'idea di montare tutto. Allora, vediamo. Eccolo qua lo scavatore, molto bello. Piove, governo ladro. Allora, dobbiamo ripassare tutto. Ripassare tutte le istruzioni, insomma. Vabbè, tanto ho preso due tappeti che non mi servono a niente. Ora, dobbiamo connettere l'acqua. Mannaggia, vediamo un po' se questa cisterna qui ha l'aggancio piccolo, l'uscita piccola. Perché se no mi serve un giunto, che non ho. No, solo uscita grande, vabbè. Perché bisogna anche convertire il tubo piccolo al tubo grande. E io non ce l'ho, perché questi sono solo dei raccordi. Vabbè. Niente, niente, adesso facciamo così. Prendiamo, smontiamo il tubo, smontiamo tutti i tubi. Prendiamo il generatore. No, non voglio un impiego. Prendo il generatore. Lo metto qui. Poi abbiamo questo tubo, che è quello che butta l'acqua all'interno, che pesca l'acqua, quindi vado, vediamo se me lo fa trasportare. 25 metri di 50, e là abbiamo il lusso di poter. No, non abbiamo lusso di niente, perché stavo leggendo 25,50, cioè non me lo fa portare più avanti di così, vero? Eh no, qua finisce. Beh, però perlomeno il generatore, la pompa dell'acqua la possiamo mettere qui. Perché
Quindi a questo punto qua abbiamo in, perfetto. Ora andiamo a riavvolgere il cavo dell'out, che è il cavo che usavamo per alimentare questo. Raccolgo, riavvolgo, perfetto. E dovremmo teoricamente portarlo qua nell'out, aggancio, e poi lo porto fino a qui. Perfetto. E quindi qua abbiamo l'alimentazione dell'acqua. Ora ci manca un'altra alimentazione dell'acqua, quindi dovremmo staccare e riattaccare di continuo, perché lo dobbiamo attaccare qui il tubo. Vediamo se ci arriva. Sì, direi di sì. Ok, qua abbiamo l'acqua. Quindi a questo punto lì ci pesca l'acqua, ce la butta direttamente qua. Accendiamo anche questo generatore, alimentiamo il macchinario che setaccia tutto. A quel punto poi staccheremo l'acqua, l'attaccheremo a qui, e con i due secchi d'acqua tireremo su il. E questa invece è un'altra cosa di lavaggio che non so cosa serva per la magnetite. La magnetite poi si vende, si accumula nella fabbrica che abbiamo visto sotto. Allora, intanto, dobbiamo svuotare il secchio. Se si può fare. Posso svuotare il secchio? Non ho idea di come fare a svuotare il secchio, ma così l'abbiamo. No, è ancora pieno. Vabbè, intanto ho un secchio qui. Vediamo se riesco. Lo svuoto qui. Ok. Vediamo se si può svuotare anche questo, anche se è pieno d'acqua. Sì, fantastico. No, mi sa che qua è acqua infinita. Non me lo fa fare. Eh no, infatti. No. Sì, no, purtroppo, vabbè. Quindi, prendiamo questo. Devo capire adesso come svuotare il secchio dell'acqua, ma sicuramente un metodo lo troverò. Comunque, qua un secchio sotto. Oh, ok. Vediamo se mi dà anche l'altro. Dove cacchio ho messo l'altro? Intanto questo se la giro così. Eh sì, infatti me l'ha svuotata. Ok, l'altro secchio non mi ricordo più dove l'ho messo. Eccolo qua. Se lo metto così e gli do una spintarella. Tank. Oddio, si è svuotato. Mi spiace. No. Vediamo un po' i controlli. Azione, corri, strumento azione principale. Fanale. Vabbè, niente. Allora, qua abbiamo un altro secchio, vediamo, me lo prenderà buono, va bene. Ora andiamo con lo scavatore, sperando abbia abbastanza carburante. Andiamo a riempire, che tra l'altro deve essere anche una zona abbastanza lontana perché dobbiamo scavare là, lì sotto. Da lì sotto veniamo su, riempiamo il vano. E poi allora, sì, è una cosa improponibile guidarlo dalla prima persona, comunque. Vediamo. Ah no, no, ok, segnava zero, ok. Devo ricordarmi come funziona. Quattro visuale sulla benna. Eh sì. Allora, visuale mobile. Devo ricordarmi come si fa a tirare su o meno il modalità operatore. Ok. G, benna su. G, T, ok. E RF. Ok, no, ma anche così. Ok, perfetto. Così è vuoto.
Braccio su, ok, perfetto, dai, in qualche modo faremo. Tolgo la modalità operatore, vado e scavo. Molto con calma, insomma, però andiamo. Sì, non abbiamo il turbo qui, quindi bisogna. Voglio fare solo una prova, voglio vedere se. Allora, vediamo se mi ricordo correttamente come si scava. Allora, vediamo. Sì, mi ricordo giusto. Ma. No, 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 no. Noi non vogliamo rompere i denti della Ben. No. Allora. No, dobbiamo andare in una zona comoda per lo scavo. Sarà scomodissimo, ve lo dico già. Che cacchio sta succedendo? Qua ci cappottiamo, eh. Vi dico anche quello. No, 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 no. Ok. Non sarà comodissimo il posto. Però iniziamo a provare. Vado, eh. Allora, abbasso. Allora, tac. Abbasso. Modalità operatore. Abbasso. E poi. No. Allora, abbasso. Ok. Su. Ok, direi che abbiamo fatto quello che dovevamo. Adesso sgancio la modalità. E andiamo su. Un par di balle però. Devo ottimizzare la cosa, mettere la pompa dell'acqua qua sì, direi che la mettiamo giù lì la produzione, però è giusto per vedere come funziona. Anche perché qua fa una fatica boia. Dai, che ce la fai. Ok, bravo, bravo, bravo. Vorrei adesso riuscire, vediamo se con la visuale ben riusciamo. Allora, no, non mi piace. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo, modalità operatore, alzare. Ok, no, dobbiamo chiudere questa, ok. Sì, poi sbagli il tasto, perché questo mi è successo un botto nel tutorial. Quindi, chiudi lì, distendi, eccola lì. Succederà ancora, sappiatelo. Allora, chiudo qui, allungo lì, giro di là, avanzo un filo, ok, ritorno in modalità, ok, mi abbasso, allora allargo, apro, dovremmo esserci. Il cavolo. No, 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 no. Ok. Restringi un po', perfetto, e poi apri questa. Ok, dovremmo esserci. Spengo, freno a mano. Me lo dà carico al 16%, però voglio provare, così almeno poi andremo a vedere effettivamente quanto fa guadagnare, insomma, è un 15, andrà moltiplicato comunque per un po' di volte, ma va bene. Ok, vado, qua il tubo c'è, dovrei spostare questa prima per vedere se effettivamente poi mi scarica dove deve scaricare. Ok.
Stop e fai una mano. Poi ovviamente resto aperto a consigli perché qua veramente spia fuori male la cosa con i debiti che ho. Via! Ah, ok, giustamente. Tutto acceso. Devo accendere anche la pompa dell'acqua a sto punto. Onde evitare di far figure. Allora, scendi. Perché non pompa acqua? Ah, perché ho connesso il cavo sbagliato? Ah no, non pompa acqua perché non è richiesta acqua. Ok, adesso va. Ok, il macchinario sta andando, sta filtrando quella la terra lì, 1%, 2%. Ok. Non sta più finendo, ma vabbè. Stoppiamo. Sì, poi bisogna prendere, adesso capisco anche l'utilità dei pannelli totali di elettrici, in modo da alimentare tutto con un unico generatore e spegnere tutto in una botta sola. Ok, quindi alla fine, che cosa è successo? Non lo so nemmeno io, però abbiamo preso il secchio non ha giù una mazza oscura. Non lo so ragazzi, questo doveva essere il primo scavo serio. Spegni! Ok, non lo so, non so, della verità, non lo so. Voglio mettere il secchio sotto. No! Devo metterlo di là. Mannaggia. Vabbè. Insomma, ragazzi, questo è l'impianto iniziale. Ora, non ve lo faccio vedere in funzione perché ci devo studiare un pochino, però vi ho fatto vivere un pochino quella che è l'evoluzione. L'indebitamento su Gold Rush The Game. Fatemi sapere se volete vedere, perché ormai siamo a due episodi più due live su Twitch. Se vi interessa andare avanti, io vi registro altro e vi faccio vedere come funziona questo impianto dopo che l'avrò capito e dopo che magari Zed Farmer mi avrà spiegato un pochino magari su Discord come funziona, dato che lui è un appassionato. Per intanto vi ringrazio e vi saluto e vi mando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.